Carissima Belinda, tuo padre e io siamo felici di sapere che sei partita per l'Ovest, anche se non possiamo fare a meno di preoccuparci per te. So quanto è stata difficile la tua vita da quando Drew è morto e vorrei tanto poter fare di più per aiutarti. Spero che nel Missouri troverai quel cambiamento che cercavi. Ma ricorda che in qualsiasi momento vorrai tornare, sarai sempre la benvenuta ad Anderson Corner e che la nostra porta è sempre aperta per te. Sei sempre nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Per favore scrivi non appena sei arrivata. E saluta Annie da parte nostra. Tutti noi attendiamo con ansia di ricevere tue notizie. Con affetto, la tua mamma. Non stai dormendo, vero? Pensi a Drew? Sì. E a quei poveri bambini ammalati. Sei un medico eccezionale. Riesci a curare chiunque. Annie, sai bene che questa non è la verità. Ho tanta paura. Benvenuti. Prego. Signora. Prego. Grazie. Beh, è fantastico. Cosa? Sexton. Non c'è niente qui. Ti aspettavi di trovare il teatro dell'opera? Non so cosa mi aspettavo. Ma non credevo fosse così... primitivo. Non so con chi dobbiamo parlare. Non puoi anteporre gli interessi di quegli orfani al benessere della città. Io non sto facendo nulla del genere, Ray. Cerco solo di essere imparziale con tutti e comunque non abbiamo alcun motivo di credere che quei bambini siano un pericolo per noi. Vallo a dire a mio fratello. Tutta la città è dispiaciuta per quello che è successo al povero Carl. Ma tu non puoi incolpare quegli orfani della sua morte. Forse si tratta soltanto di una terribile coincidenza. Ah, immagino che stiate cercando me. Prego, accomodatevi. Io sono il sindaco Evans, piacere. Belinda Simpson, il nuovo medico. Bene. Beh, adesso puoi anche andare, grazie. Sapeva che sarebbe arrivata una donna? Oh, certamente, sì. È solo che sono un po' sorpreso perché mi aspettavo un medico, non due. Oh, lei è il dottor Annie Nelson, una mia amica. Tra un mese assumerà l'incarico di medico condotto in un distretto del Kansas. Nel frattempo si fermerà qui, mi farà compagnia e mi aiuterà. È un piacere per me. È una bellissima città. La ringrazio. Benvenuti a Sexton. Forse è meglio che vi accompagni subito allo studio medico, così... potrete sistemarvi nella nuova casa. Se non le dispiace, vorrei visitare quegli orfani il più presto possibile. Ah, sì, naturalmente. Eccolo qui.
Allora, che ne dice? Questo è il mio studio. Sì, abbiamo parlato per anni di ingrandirlo, ma c'erano talmente tante altre cose che avevano bisogno di riparazioni, quindi... Adesso entriamo, così potete sistemare subito i vostri bagagli. L'appartamento è al piano di sopra. Seguitemi, prego. Quando è l'ultima volta che Sykeston ha avuto un medico? Il dottor Ross è morto 6 mesi fa. E da allora non c'è stato nessuno. Lavorava in queste condizioni? Sì, per circa 30 anni. E non mi pare che si sia mai lamentato o abbia avuto problemi, ora che ci penso. Sistemeremo questo posto, vedrai. Beh, considerando la natura della malattia all'orfanotrofio, direi che le visite a domicilio sono una necessità. Nessuno dei bambini ammalati si alza dal letto, ma ormai non si tratta più soltanto dell'orfanotrofio. Vede, Carl Russell è morto 2 giorni fa. John e Meredith Pine si sono appena ammalati. L'infezione si sta espandendo in città. Quindi la gente è impaurita e francamente lo sono anch'io. Il vostro appartamento è di sopra. La camera è luminosa e c'è una terrazza. Le città di frontiera sono tutte così? La maggior parte sì. È molto diversa da Boston. Io e te siamo riuscite ad ottenere la specializzazione all'Università di Boston senza l'aiuto di nessuno. Ed eravamo le uniche donne. Starei bene. E anch'io. È laggiù. Ciao, Lee. Sindaco. È Lee Owens, un ottimo fabbro e un bravo ragazzo. Beh, siamo arrivati. Non mi accompagna? No, io... devo andare perché ho diversi appuntamenti questo pomeriggio. Comunque rimango a sua disposizione. E se c'è qualcosa che posso fare per poter rendere più confortevole il suo soggiorno a Sykeston, la prego di farmelo sapere. D'accordo? Le auguro una buona giornata. Mi dispiace, ma non accettiamo visite a quest'ora. Torni dopo. Aspetti un attimo, signora Clarence. Mi chiamo Belinda Simpson e sono qui per i bambini malati. Qui ci serve un dottore, ma va bene anche un'infermiera. Sono io il dottore. Scusi? Non sono un'infermiera, ma il nuovo dottore di Sykeston. Prego, entri. Grazie. Mi segua. Scusi, dove sono i bambini? Oh, li ho divisi e quelli che stanno bene sono fuori, in giardino, a prendere aria. Dobbiamo fare subito qualcosa, perché se Evans pensa che lasceremo ammalare le nostre famiglie per quei 4 orfani si sbaglia. Facciamogli vedere chi è che comanda qui. Ray. In questo modo mandi via tutti i miei clienti. Non è colpa mia se non vogliono sentire ragioni.
Lo perdoni, signora. Attenta. Ne abbiamo perso un altro questa settimana. Perso? Non so che tipo di malattia sia quella che li sta contagiando, dottor Simpson, ma non ho mai visto niente del genere e non credo che sia influenza. Vede, questo orfanotrofio è la casa di 30 bambini e quando questo brutto virus ha iniziato a girare ne ha colpiti 5 in una settimana. 3 sono morti. E altri 10 si sono ammalati. Oh, tesoro, ti è caduto il fazzoletto. Grazie. Alcuni bambini mi aiutano nelle faccende domestiche, ma ho tanta paura che si ammalino anche loro. Solo Lillian mi aiuta con i malati. Posso? Oh, certo. È bello da parte tua aiutare i bambini. Faccio da sola. È un lavoro importante. Nessuno può farlo meglio di me. Non ho alcuna intenzione di prendere il tuo posto, Lillian. Bene. Perché non ci fidiamo degli estranei. I bambini hanno bisogno di cure e di tanto amore. Che caratterino. Non sa quanto. È testarda, ma è un grande aiuto per me. Su, apri la bocca. I bambini in quanto tempo sono guariti? Finora nessuno dei bambini è guarito. Dovrebbe aiutare quegli orfani. Scusi? Io so chi è lei. E dovrebbe occuparsi di noi, non di chi diffonde l'epidemia in città. Se lei è Ray Russell, so già che tipo è. Sì, ma forse non sa in che brutto guaio si sta cacciando, signora Simpson. Dottor Simpson, la ringrazio del suo interessamento, ma so badare a me stessa. E tanto perché lei lo sappia, sono qui per occuparmi di tutti. Però siamo noi che la paghiamo e non meritiamo che questa epidemia ci ricada addosso. Nessuno merita di soffrire, signor Russell. Nessuno di voi, né tantomeno dei bambini innocenti. Quei bambini non sono innocenti, sono figli di mendicanti e di ladri. Non si possono accusare i figli per le colpe commesse dai loro padri o per le vostre. Noi non abbiamo fatto nulla di male. Volete abbandonare quei poveri bambini indifesi? Questo è fare del male. C'è qualche problema? È una cosa che non ti riguarda, perciò stanne fuori. Ray, smettila di importunare il dottore. È qui per fare il suo lavoro, come tutti noi. È Dio che deve occuparsi degli infelici. Lei è qui per noi. Non è un atteggiamento da buon cristiano. Non ho avuto una bella accoglienza a Sykeston. Per favore, non ci giudichi basandosi su Ray. No. Mi presento. Lee Owens, sono il fabbro. Belinda Simpson. Ma sicuramente lo sa già. È una piccola città e le voci circolano, specie se riguardano un medico donna. Ha un bel coraggio. Non è giusto accusare quegli orfani. Non deve convincere me, io non approvo quell'atteggiamento. Credo che lei sappia indicarmi l'abitazione della famiglia Pine. No, è già tardi. Penso sia meglio che vada a casa adesso. Se vuole, l'accompagno io domani. Va bene, l'aspetto domani al mio studio. So dov'è. Arrivederci. Arrivederci, signor Owens. Giornata dura? Scusa, spero che tu non sia stata ad aspettarmi qui per tutto il tempo. Sono andata all'emporio per fare un po' di spesa. E ho sentito le chiacchiere della gente. Sapevo che avevi fame, così ho preparato qualcosa per cena. Grazie.
Di che parlavano? Del castigo di Dio. Di una specie di influenza. Vorrei che fosse così. Ma quando vivevo nei quartieri poveri di New York, un'estate mi è capitato di assistere alla decimazione di famiglie intere, purtroppo. C'erano più morti che guarigioni. Annie, penso sia colera. Vedrai, lo scopriremo insieme. La Belinda di prima direbbe che è stata la divina provvidenza a portarmi qui. Adesso sono più realista. Perché ho capito che è inutile pregare. Dio non è sceso sulla terra per salvare Drew. Possiamo contare solo su di noi. Dobbiamo parlare con la gente per cercare di capire come è iniziata l'epidemia e in che modo si è diffusa. Dove stai andando? Dal sindaco. Lo informo della mia diagnosi e poi vado a visitare John e Meredith Pine. Lei è il nuovo medico. Buona fortuna. Ne avremo bisogno entrambe. Mi dispiace interromperla, ma le devo parlare. Sto mangiando in questo momento. Possiamo vederci più tardi nel mio ufficio, se vuole. Non posso, ho una giornata molto impegnativa. Speravo di poterle parlare ora. D'accordo, dottore. Mi dica pure. Riguarda gli orfani, purtroppo. Non penso si tratti di influenza, ma di colera. Abbassi la voce. Si sbaglia. Non è possibile. Anch'io ho letto molti testi che parlano del colera e so bene che è una malattia legata alla povertà, alla carenza di igiene. Qui a Sykeston siamo tutte persone pulite e rispettabili. Non si sa con certezza quale sia la causa di questa malattia ed è difficile combatterla. Che mi dice di un vaccino? Ho sentito parlare di numerosi successi con il vaccino per il vaiolo. Non si può fare un vaccino se non si conoscono le cause della malattia. E come si può curare? Non esistono cure. Allora le consiglio di trovarne subito una, dottore. Quanta sporcizia. Non si può tenere uno studio medico in questo modo. Avevo ragione sul suo temperamento. Sono disgustata da queste persone. Mi sembra eccessivo, questa gente è la mia gente. Sì, ma lei non appoggia l'idea di togliere una casa a dei poveri orfani indifesi. Ma prima di giudicare dovremmo provare a comprendere le persone fino in fondo. Anche se avessi paura, non metterei mai in pericolo la vita di un bambino. Forse no, ma noi non siamo tutti uguali. E io credo che lei abbia solo bisogno di tempo. Ha ragione. È venuto a prendermi per portarmi dai Pine? Sì, andiamo. La ringrazio per la sua gentilezza. Lei è una rarità da queste parti. Ci dia ancora un'opportunità. Le persone a Sykeston non sono come sembrano. Signora Pine, lei è il dottor Belinda Simpson. Molto piacere. Mi saluti John. Certo, grazie signor Owens. Buona giornata. Si sente meglio? Non capisco. So che lei e suo marito eravate ammalati come gli orfani e mi fa piacere vedere che qualcuno cominci a star meglio. Oh, ma non sono io che sto male. Sono mio marito e mia figlia. Stanno male da una settimana. Sarebbe venuto il dottore. Lei chi è? Sono il dottore, signor Pine, e sono qui per lei. C'è mia moglie che si occupa di me e voglio un dottore vero. Per favore, John, ti prego, lascia che ti visiti. Sono giorni che stanno così. Non riescono a stare in piedi neanche per un attimo. E rigettano tutto quello che mangiano. Thank you.
È la stessa malattia che hanno gli orfani? Sì, è la stessa. Credo sia colera. Colera? Stia calma e non lo dica a suo marito e a sua figlia, mi raccomando. Oh mio Dio. John e Meredith sono tutto quello che ho al mondo. Crede che moriranno? Spero tanto di salvarli. Deve mettere a entrambi delle pezze fredde sulla fronte per abbassare la temperatura, cambiarle sempre e farli bere il più possibile. Tornerò domani a visitarli. Sì, grazie, dottore. Non capisco. Lei è un dottore, sì o no? Sì, ma io sono qui soltanto per dare una mano al dottor Simpson. Vi consiglio di smetterla di fare tante domande, specie vicino all'hotel. Questa è una città in piena espansione e non dovete spaventare la gente. Non potete continuare a dire che non c'è alcun tipo di problema. Malattie del genere hanno trasformato belle città in città fantasma nel giro di pochi mesi. Questo sarà il problema della nostra città se la paura si diffonde. Vi dispiace se vi do una mano? Lei ha già un lavoro molto impegnativo e non è il caso che faccia altre cose. Inoltre, preparare lo stufato per 30 ragazzini non è come fare un dolce al proprio marito. Io sono brava a cucinare. Guardare i domestici che lavorano non è come fare le cose da soli. Si vede che lei è ricca. Avere un'istruzione non significa essere ricchi. Tu e io abbiamo molto in comune. Vivevo in un orfanotrofio. Non ci credo. Giuro. Eravamo in tanti. E a volte saltavo la cena. Non penso che sia vero. Un orfano non ha la possibilità di diventare un medico. Ho potuto studiare grazie alla famiglia che mi ha adottata quando avevo 14 anni. Ma non sarei quello che sono se non mi fossi data da fare. È stata molto fortunata. Se proprio vuole rendersi utile, allora vada a prendere l'acqua per la pentola. La pompa è in cortile. Lillian mi ha ordinato di andare a prendere l'acqua. È molto attiva. Per quale motivo è qui? Suo padre è stato ucciso sulla ferrovia. Lillian aveva circa 5 anni quando la madre decise che era un peso per lei. Le disse che il padre aveva accettato quel lavoro per mantenerla e che lei era la causa della loro miseria e della sua morte. L'ha colpevolizzata? Lillian rifiuta di parlarne. Io preferisco non affrontare questo argomento perché quando l'ho fatto si è molto arrabbiata e posso capirla. Giustifica i suoi modi? Io non li giustifico, però so che se chiudo un leone in gabbia non posso impedirgli di ruggire. Anzi, a questo proposito, so che lei ha avuto uno scontro con Ray Russell. Ero arrabbiata. Non dovevo rispondergli in quel modo. Anche se lo rifarei. So che cosa dice la gente. E anch'io ho paura come tutti. Ma non riesco a capire come si fa a chiedere a Dio di giustificare la cattiveria che vogliono fare. Io sì. Quando non c'è una risposta scientifica, ci si rivolge alla superstizione per andare avanti e continuare a vivere. Non crederà davvero che Dio sia una superstizione? Io credo in ciò che vedo. Ma lei è un medico. Sa bene che la scienza ha scoperto l'esistenza dei germi e che quando ci infettano, come è successo a loro, noi ci ammaliamo. Tutti crediamo che esistono, ma non riusciamo a vederli. È la stessa cosa. Noi non possiamo vedere Dio, ma la prova che esiste è la creazione del mondo. Non è esattamente così. Il microscopio ci mostra germi e batteri. Pensa questo perché non ha avuto l'opportunità di avvicinarsi a Dio. Se lei leggesse la Bibbia... Ho letto la Bibbia molte volte perché provengo da una famiglia religiosa. Oh.
Le mie teorie si basano su esperienze personali e non sono in discussione. La pensi pure come vuole. È un diritto di tutti noi. Cara mamma, sono a Sykeston da poco più di un giorno e già mi chiedo se ho fatto bene a venire qui. Purtroppo la situazione è disperata. Non si tratta di una semplice influenza, ma di colera. È una situazione orribile, mamma. L'infezione sembra venire dall'orfanotrofio e gli abitanti vogliono lasciare quei bambini in mezzo a una strada. Sono talmente egoisti che non si preoccupano affatto di loro. Tutti pensano che io sia in grado di sconfiggere la malattia. E proprio per questo hanno riposto tutta la loro fiducia in me. Ho paura di deluderli. C'è una bambina, Lillian, che mi ricorda tanto come ero io alla sua età, prima che tu mi adottassi. Voglio aiutarla a trovare la sua strada, ma in questo momento non riesco neppure a trovare la mia. Vorrei tanto parlare con te e con la nonna. Vorrei avere la tua forza. Signora Clarence, le presento Annie. Anche lei è medico. Bene, entrate, prego. Sei brava, Lillian. Dove hai imparato? Non lo so. I bambini dell'orfanotrofio stanno male e io do una mano alla signora Clarence. Si fa così. Bisogna sollevare la testa per evitare che l'acqua esca dalla bocca o che si strozzino. Ecco fatto. Sei una bambina coraggiosa. Non serve il coraggio, a me piace aiutare il prossimo. Abbiamo molto in comune perché anche a me piace aiutare il prossimo. Lillian, aspetta. Che c'è? Usi sempre la stessa tazza per tutti i bambini. Ci siamo solo io e la signora Clarence in infermeria. Gli altri sono occupati a cucinare e a pulire. Non lo devi fare. Ma io non ho il tempo per lavarli. Sai cos'è un germe? No. È qualcosa che ci fa ammalare. E quando si beve dallo stesso bicchiere, i germi si propagano. Su, dammela. Vado dalla signora Clarence. Lei e Belinda sembrate molto amiche. Siamo diventate subito amiche dal primo giorno di università. Oh. Beh, anche perché eravamo le uniche donne in facoltà. Ciao. Ciao. Lillian mi ha detto che usate gli stessi piatti per i bambini malati. Sì. I bambini sani sono talmente pochi che non riescono a lavare tutti i piatti e i bicchieri. È una cosa inaccettabile, signora Clarence. Ogni bambino deve mangiare dal suo piatto personale e tutti i piatti vanno assolutamente lavati ogni sera. E soprattutto non devono essere toccati dai bambini sani. Quelli che stanno in infermeria sono tutti malati. Che differenza fa? Usando la stessa tazza, Lillian ha diffuso gli stessi germi fra tutti i bambini. E non si può sperare che migliorino se continuano a trasmettersi l'infezione. Io cerco di fare del mio meglio, Belinda, ma non sono un dottore, perciò mi dica cosa devo fare e provvederò a farlo. La prima cosa che bisogna fare è lavare tutti i piatti e le posate che avete e l'acqua deve essere bollita. Subito, dottore. Non dovevi trattarla in quel modo. La signora Clarence non ha studiato medicina e non può sapere certe cose. Perciò siamo qui. Dopo le chiederò scusa. Bene. Andiamo a lavare i piatti ora. Le do una mano.
grazie, ma penso di potercela fare anche da sola. No, oh, non ne dubito. Ma ciò non significa che non possa aiutarla. Dobbiamo contare solo su noi stessi e questo è meglio non dimenticarlo mai. Credevo di essere l'unica a venire qui. La signora Clarence ha dei problemi con la grondaia e sono venuto a ripararla. Credo che ci vorrà poco più di mezz'ora. Dopo potremmo pranzare insieme, se vuole. Non ci conosciamo. Beh, questa è una buona occasione per rimediare. Signor Owens, la ringrazio del suo invito, ma oggi sono molto occupata. All'ora di pranzo andrò a consultare dei libri in studio. Beh, con lei gli orfani sono al sicuro. Va bene domani? Scusami se ti ho fatto ammalare. Non volevo, credimi. Ti prometto che Belinda farà il possibile per farti guarire. E che presto starai bene. Sto molto meglio, Lilian. Ce la farà a guarire? Lo spero, signora Pine. Le ho portato il pranzo. Lei è un uomo caparbio, signor Owens. Un po'. La vorrei aiutare nelle sue ricerche. Oh, so leggere, quindi... Se lo desidera. Da dove devo iniziare? Oh. Grazie. Potrebbe essere il cibo. No, non ha senso. Gli alimenti che arrivano all'orfanotrofio sono quelli dei contadini, gli stessi che vengono venduti all'emporio. Li compriamo tutti da gas. Non hanno un orto? No, perché la signora Clarence non ha il tempo per coltivare un orto. Io torno al lavoro. Oh, grazie per l'aiuto e per il pranzo. Di nulla. Quei bambini sono fortunati ad avere un dottore come lei. A New York sono cresciuta in un orfanotrofio e so bene cosa significa essere emarginati. Mi dispiace. Nessuno merita questo dolore. Ha ragione. Vado. Se ne devono andare! Hanno portato loro quella malattia! Fino ad ora in città si sono ammalate poche persone. E non sappiamo di chi sia la responsabilità. È di quegli orfani! Non li vogliamo qui! Cosa aspetta a cacciarli via? Che sta succedendo? Devono andare! Non li vogliamo qui! Devono andare via! Faranno morire tutti! Non possiamo più aspettare! Non caccerò quei bambini finché non ci sono certezze. Adesso cercate di calmarvi e andate tutti a casa. Io posso ascoltare le vostre preoccupazioni, ma una alla volta. I Malloy si sono ammalati ieri sera. I Malloy e anche Betsy Donovan. Questa epidemia si sta espandendo ormai. Aspettate! I miei orfani non possono essere irresponsabili. Li ho tenuti lontani da quando è iniziata questa storia e non si sono avvicinati a nessuno. Siamo noi che finanziamo l'istituto con le nostre tasse. Questa città non ha speso un centesimo per l'orfanotrofio. Lo avete costruito con le migliori intenzioni e dopo lo avete lasciato lì a marcire. Non facciamone un caso personale. È un caso personale invece, perché quella donna mette a rischio le nostre vite. Non devi incolpare la signora Clarence e i bambini per questa malattia. Non si sa neanche di che cosa si tratta. Io lo so. Il dottor Simpson dice che è colera.
Che cosa? No, no, avete non ce la vogliamo tutti, siamo andati, siamo arrivati. Andatene via! Ray! Lei lo sapeva e non ci ha detto niente. Sta facendo del suo meglio. Il suo meglio non sembra essere un granché. Noi abbiamo bisogno di un vero dottore, non di una donna che finge di essere quello che non è. Fermati. Ora basta, cercate di calmarvi. Dobbiamo dare al dottor Simpson l'opportunità e soprattutto il tempo di fare il suo lavoro. È appena arrivato. Le nostre famiglie si ammaleranno. Quanto dobbiamo aspettare? Quegli orfani devono essere mandati fuori città. Ora basta, finitela. Così non si risolve niente. Terremo un consiglio comunale domani sera e ci riuniremo qui alle 8. Per decidere sulla sorte e sul futuro dell'orfanotrofio. Avete sentito il sindaco? Andate a casa. Povera Belinda. So quanto ti manca Drew. Ho capito perché i malati non si riprendono. Il colera attacca il fisico, prosciugando i liquidi del corpo e portando al decesso per disidratazione. Perciò facciamo bere tanta acqua ai bambini. Solo che molti non la trattengono. Esatto. Quindi dobbiamo trovare qualcosa che faccia trattenere i liquidi nel loro corpo. Non ti seguo. All'ospedale John Hopkins stanno sperimentando un nuovo metodo chiamato terapia endovenosa. È come prelevare il sangue, ma al contrario. Si può introdurre un liquido goccia a goccia nel corpo attraverso le vene. Farlo entrare in circolo così eviterebbe il rigetto da parte del corpo. Ma non sappiamo da dove cominciare. Mando subito un telegramma al John Hopkins. Belinda, dove stai andando? L'ufficio postale apre fra più di un'ora. Via! Forza! È quello che ci serve. Il dottor William Olstead del John Hopkins dice che potrebbe essere un metodo efficace. Non abbiamo niente del genere nella nostra infermeria. Beh, non ce l'ha nessuno. Non ancora. Questo è un nuovo metodo in fase di sperimentazione. Dovremmo fare tutto da sole. Ma sembra costoso. E il poco denaro che abbiamo non basta nemmeno per noi. Giusto. Pagherò io. Cosa? Non è giusto che paghi lei. Lo faccio con piacere. E mio padre, che crede nelle sue cause, sarà felice di darci quello che ci serve. Facciamo la lista e io penserò a pagare tutto. Bene, la cosa più importante è il tubicino di gomma per far passare i liquidi. Se le servono altri tubicini, li ordinerò a St. Louis. Grazie. Oh, e vorrei anche delle bottiglie di vetro, come quelle che si usano per la soda. Vado a prenderle. Che cosa ne dice? Bravissima. Dottore, gliela posso portare io per la cassa? Ce la faccio, signor Owens. Resta troppo tempo chiusa qua dentro. Le dispiace se nel pomeriggio la porto allo studio con me? Ma se la malattia si diffonde da persona a persona, non dovrebbe stare in città in mezzo agli altri. Lei non ha il colera e neanche noi due.
ha davvero tanti libri? Sì, sono molto importanti. Ma non c'è scritto nulla di utile. No, non è vero, perché l'idea per la terapia endovenosa l'ho trovata proprio in uno di questi. E poi mia madre mi ha insegnato che alcuni libri possono farti conoscere tanti posti meravigliosi. La Cina, l'Africa, l'Asia. Lei mi ha detto che è un'orfana come me. Sì, ma ti ho anche detto che sono stata adottata, ecco perché ho una mamma. Non è la sua vera mamma. Oh, sì. La famiglia è chi ci ama. La signora Clarence è parte della tua famiglia, come Annie è parte della mia. Vorrei far parte della sua famiglia. Allora, siete pronte? È ora di mettersi al lavoro, coraggio. Sì, veniamo subito. Prego, sindaco. Ci voleva, molte grazie. Ascoltatemi tutti. Comprendo la vostra angoscia e voglio tranquillizzarvi. Non basta, sindaco. Qui si sta parlando delle nostre vite. Mandare via gli orfani non fermerà l'infezione. Ci saranno altri contagi dopo la loro partenza. Volete condannare a morte quei poveri bambini? D'accordo, vi espongo la mia soluzione. Il dottor Simpson sta lavorando su una terapia, ma ha bisogno di un po' di tempo per metterla in pratica. Di tempo ne ha già avuto abbastanza, adesso è troppo tardi. Ha ragione. Io sono favorevole, sì. Mettiamo la questione ai voti. Allora, chi di voi è favorevole a dare al dottor Simpson una settimana per perfezionare la terapia? Dica sì. Chi di voi vuole che l'orfanotrofio venga immediatamente chiuso? Dica no. Chi è a favore? Sì! Io! Chi si oppone? Io! Hanno vinto i sì. Dottor Simpson, lei ha una settimana per mostrare segni di miglioramento in quei bambini. Poi ci riuniremo di nuovo per un'altra votazione. La riunione è terminata. Andiamo a casa. Grazie. Abbiamo finito, potete andare. Vediamo che questa terapia farà. Andiamo. Mi fido. Che cosa fai? Non sono affatto brava come inventore. Fammi vedere. Allora, devo riempire la bottiglia con il liquido e fare in modo che scenda lentamente attraverso questo. Ma non so proprio come fare ad attaccarlo al foro d'ingresso. Beh, se anche riuscissi ad attaccarlo alla bottiglia, come faresti poi a riempirla? Ah, oh, non ci avevo pensato. Troverò il modo. Ho finito. E adesso lo raffreddiamo. Come hai fatto? Beh, non è un lavoro che faccio abitualmente, ma è semplice. Guarda, l'ho saldato. E così puoi riempire la bottiglia tutte le volte che vuoi. Io non sarei mai riuscita a pensare a una cosa simile. Ci vuole una specie di trespolo per sostenere la bottiglia. Vedrò di inventarmi qualcosa nel pomeriggio. È gentile da parte tua. Sai, tu sei l'unico che li chiama bambini invece di orfani. Sei anche l'unico in città che li difende. Beh, non è vero. Lo fai anche tu. E poi bisogna difendere i più deboli. Loro non hanno nessuno al mondo. E noi saremo sempre dalla loro parte. Scusami, devo andare. Se porti tu quelle provviste, io riesco a finire il lavoro per domani. Se hai bisogno di un aiutante, io ne conosco una. Chi è? Lilian. Le serve un po' di compagnia e tu hai bisogno di una mano. Bene, vado a prenderla all'istituto nel pomeriggio. Ne sarà felice. Belinda è davvero in gamba. Sì, davvero. Io non avrei saputo inventare una cosa così. Io sì. Se avessi letto tutti i libri di Belinda. Imparo molto in fretta. Oh, sì, ci credo.
D'accordo, ora saldo anche questi tappi. Vado a prendere l'acqua. Lo posso fare io. Sa, Belinda dice sempre che so fare tutto. Questo è un lavoro semplice, deve solo dirmi dov'è l'acqua e vado a prenderla. Non hai bisogno d'aiuto? Ne sei sicura? Ma certo che lo sono. D'accordo, la fontana è lì. Gli uomini sono sciocchi. Il secchio che mi ha dato è piccolo. Così dovrò fare altri due viaggi. Non ho bisogno di aiuto, me la cavo bene anche da sola. Tu sei un'orfana? Sì, mi chiamo Lillian. Che cosa ci fai qui? Prendo l'acqua per il signor Owens. Sta facendo un lavoro importante per il dottore. Ah, sì. Il dottor Simpson lo sa che sei qui. Sì, me l'ha detto lei, perché? Che fai, Ray? Va tutto bene? Sì, signor Owens. Non ci penso neanche a toccarla, ma non dovrebbe essere qui. Se fai qualcosa a quei bambini o al dottor Simpson, te la vedrai con me. Lillian, vieni, andiamo. Hai il coraggio di toccare quella bastarda? Non hai paura che ti infetti? Mio Dio, Ray! È solo una bambina. Vieni. Belinda, non abbiamo più uova. Non possono di certo mancare per la colazione. Allora vado all'emporio prima che chiuda. Oh, no, ci vado io. Tu intanto va a vedere i progressi che ha fatto lì. Ci vediamo fra poco. Ciao. Dottore. Lillian, si è divertita tanto a stare qui con te oggi. Per me è stato un piacere. Dice che sei molto bravo. Lei stima moltissimo anche te. Penso che noi due forse dovremmo parlare. So che eri sposata, se è questo che vuoi dirmi. Mi dispiace per tuo marito. Immagino che sia stata Annie a dirtelo. Lo racconta a tutti. Ci manca solo che lo pubblichi sul giornale. Temeva soltanto che tu non me lo avresti mai detto. Mi piaci molto. È solo che non sono pronta. Lo capisco. Io provo qualcosa per te. E aspetterò se devo aspettare. Ma non ti lascerò fuggire soltanto perché hai paura. Non voglio più soffrire. Non succederà, te lo giuro. Non puoi dirlo. Guarda che cosa è successo. Pensi che Russell immaginasse di prendere il colera? Nessuno di noi sa che cosa ci riserva il futuro. E la paura non può impedirti di vivere. Altrimenti che vita sarebbe? Giusto? Beh, quando sarai pronta, sai dove trovarmi. Devo pensarci lì. Buona giornata. È una lettera per te. Vuoi andare a casa? Mia cara Belinda, mi dispiace sapere quello che stai passando nel Missouri e non posso fare a meno di preoccuparmi per la tua salute. Ma ho fiducia in Dio e credo che tu sia stata mandata laggiù per aiutare quella gente. Tutti noi attraversiamo dei momenti di paura e di dubbio e ci chiediamo perché ci sia stato dato un fardello così pesante, ma in fondo al cuore so che Dio non manda mai nulla che non siamo in grado di sopportare.
Quando ho paura, la preghiera mi aiuta a ritrovare la serenità e mi rassicura che tutto succede per una buona ragione. Sei sempre nei nostri pensieri. Abbi cura di te. Aspetto tue notizie. Con affetto, la tua mamma. Sentirà dolore? Non molto. Questo li farà stare meglio? Credo di sì. Avresti dovuto vederlo. Aveva della resina su tutti i capelli e non riusciva a toglierla. La signora Clarence gli ha messo la maionese in testa e adesso puzza di uovo. Katie? Katie, mi senti? Katie sta peggio oggi. Oh. Ha sempre avuto una salute molto cagionevole. Io credo che loro due vadano tanto d'accordo, perché sono l'una all'opposto dell'altra. Capisco cosa vuol dire. Sì, lo so. E sono sicura che... che lei sia il giusto esempio per Lillian. No, io non penso di essere un buon esempio per qualcuno. Ha forza di volontà, è medico e ha il cuore tenero. Ha tutto quello che serve per essere un buon esempio. Le avversità non modificano l'animo di una persona buona, rafforzano solo il suo carattere. È facile essere felici quando tutto va bene, ma a volte la vita ci dà dei dispiaceri. Ed è allora che capiamo noi stessi. Dice così perché ha parlato con Annie. Belinda, no. Io vedo un velo di dolore e di sconfitta in tutto quello che dice e che fa. Lavoro in questo orfanotrofio da oltre 20 anni e so quello che prova. Che anni le ha parlato di mio marito. Aveva la tubercolosi. È stato un lungo e penoso calvario. Lui era tutto per me. E quando è morto, un'infermiera del sanatorio me l'ha fatto vedere per l'ultima volta e mi ha detto che era la volontà di Dio. Allora ho chiesto a Dio a che cosa è servito fare di me un dottore. Sì, con i miei studi e la mia pratica. Non sono riuscita a salvare mio marito, il mio adorato marito. Io ho smesso di chiedere a Dio quali sono i suoi progetti da tanti, tanti anni. Ma forse... non dobbiamo capirli. Non possiamo cambiare nulla e lasciare che le cose vadano comunque come devono andare. Penso che sia così. Altrimenti passeremmo tanto tempo a temere di perdere le cose che amiamo e le persone più importanti per noi.
Grazie. Grazie. Davvero non vuoi che io rimanga? È giusto così. Grazie per il tuo aiuto, Annie. Non ce l'avrei fatta da sola. Non vorrei andarmene. Ho tanta paura che non ci vedremo mai più. Non devi neanche pensarlo. Il Kansas è molto vicino e ci vedremo spesso. Guarda che ci conto. Ma certo. Si parte! Ciao, ciao! Mi dispiace che sia partita. Anche a me. Comunque, è giusto così. Posso accompagnarti alla riunione domani? Ti hanno mai detto che sei un uomo che non demorde mai? Sì, molte volte. La tua perseveranza è davvero ammirevole. Va bene, Lee? Annie è partita, ma sapevo che non sarebbe rimasta per sempre. Spesso la vita ci riserva delle sorprese, e sempre quando meno te lo aspetti. Ho conosciuto un uomo fantastico. Si chiama Lee. Ma ancora non so se riuscirò a dimenticare Drew e se è giusto che lo faccia. Ora il mio cuore è leggero, come non lo era da tempo. Lee dice che aspetterà fino a che non sarò pronta. E anche se provo dei sensi di colpa, non posso ignorare quello che sento per lui. Subito. John! Faccia qualcosa, la prego, dottore. Dobbiamo rassegnarci. Quando è morta? Durante la notte. Non è morta! No, non è vero! Lilia, ti prego. Tesoro, mi dispiace tanto. Le scuse non servono più ormai! Signora Clarence, si sente male? Si appoggi. Stia tranquilla, ci sono io. Tranquilla. Così. L'ho appena saputo. Ho fallito lì. Le persone stanno morendo e io non capisco in che cosa ho sbagliato. Non hai fallito. Hai fatto tutto il possibile per aiutare i malati a recuperare i liquidi che avevano perso. Per questo iniettavi l'acqua. Ho cercato di restituire ai loro corpi i liquidi persi, ma non il giusto nutrimento di cui avevano bisogno. Ricordo che una persona dette a dei cuccioli appena nati del latte di mucca. E riuscì a salvarli? No, la maggior parte dei cuccioli morì lo stesso. E allora mischiò al latte acqua, sale e zucchero. E funzionò? I casi di morte diminuirono addirittura della metà. Ecco cosa avrei dovuto fare. Andiamo subito a comprare il sale e lo zucchero all'emporio. E poi prepariamo il composto all'orfanotrofio. D'accordo. Dovrebbe bastare.
Dottore? Sindaco, per favore, rimandi la riunione con i cittadini di un paio di giorni. Credo di aver trovato la cura giusta. Non ci sarà nessuna riunione con i cittadini, dottor Simpson. Cosa? Altre 4 persone si sono ammalate. Con la morte di John Pine e di un'orfana, il consiglio ha deciso che era troppo pericoloso riunire tutte quelle persone in un ambiente circoscritto. È stata una buona idea. E ora, se vuole darmi i nomi di questi pazienti, andrò a visitarli stasera. Prima devo iniziare dall'orfanotrofio. Lei non farà nulla del genere. Le comunico che da domattina Sykeston non avrà più un orfanotrofio. Cosa? Lei non dice sul serio? Assolutamente sì. Sono qui per consegnare l'avviso di sfratto. Non può mettere quei bambini in mezzo a una strada. Così li manderà a morte sicura, non se ne rende conto? Lì io ho fatto del mio meglio, ma non posso proteggerli più. Mi dia ancora un paio di giorni. La prego, solo 2 giorni. Nessuno tranne me e lì entrerà o uscirà dall'orfanotrofio. Lo può già considerare in quarantena. È difficile, ma ci proverò. Ho paura che la situazione ormai sia già sfuggita al mio controllo. Sei sicura delle dosi? Credo di sì, ma ricorda che ci deve essere più zucchero che sale. E controlla che si sciolgano bene, altrimenti i cristalli potrebbero ostruire i contenitori. D'accordo. Forse è meglio che vada a cercare Lillian. Detesto coinvolgere una bambina, ma non ce la faremo mai senza di lei. Grazie. Va tutto bene, Lillian? Ti senti male? No, non sono mai stata male in vita mia. Katie era la mia unica amica. Sono sola ormai. Io non lo sapevo, Belinda, lo giuro. Non volevo farle del male. Ma di che stai parlando? Si è ammalata perché usavo per tutti la stessa tazza. È colpa mia. Io non lo sapevo. Non è colpa tua. Sì, invece. Lo ha detto lei. Non volevo dirlo. Ero agitata per la situazione. Non devi pensare che l'hai fatta ammalare tu, perché non è assolutamente vero. La colpa non è tua. È mia. Ma lei ha fatto tanto per noi ed è stata l'unica in città. Ci ha provato. Ma la signora Clarence dice che a volte non si può fare di più. Ha ragione. È meglio andare dalla signora Clarence. Deve vedere che siamo forti. Lei ora ha bisogno di noi. Te la senti? Sì, se lo fa anche lei. Affare fatto. Andiamo. Al fuoco! Al fuoco!
Oddio! Fate qualcosa! Presto con quell'acqua! Aiutateli! Ci sono dei bambini lì dentro! Ho bisogno di aiuto! Presto! Acqua! È andata bene, francamente penso che sarebbe potuto andare molto peggio. Fermati, non ti avvicinare. D'accordo. Sei impazzito, Ray. Potevano morire. Sì, la morte loro per la salvezza di molti. Qualcuno approva quello che ha fatto quest'uomo? Questa volta non possiamo stare dalla tua parte, Ray. Siete solo delle femminucce. Tenetevi quei dannati orfani. Io sono fiero di quello che ho fatto, non me ne pento. Quello che hai fatto è veramente ignobile. E non c'è... non c'è niente di cui tu possa andare fiero. Tu vieni con me. Ray, non provocarmi. Ve ne pentirete. Prima eravate tutti dalla mia parte. Ve ne pentirete. Non capisco come si possa fare tanto male nel nome di Dio. Se qualcuno vuol credere che sia davvero così, sicuramente si creerà delle giustificazioni. Ma quello che ha fatto Ray non ha niente a che fare con Dio. Lo so. So cosa vuole dirmi. Una volta andai a visitare una signora a cui erano morti due figli. Disse che aveva perso la fede in Dio. Io pensai che era un grande errore e che soltanto la fede in Dio avrebbe potuto alleviare la sua pena. Poi, quando Drew è morto, io ho pregato per settimane, notte e giorno, affinché Dio mi facesse capire che mi era accanto. Non l'ha fatto. E anch'io ho smesso di pregare. Solo perché non sentiamo quello che vorremmo non significa che Dio non ci parli. Io ci ho provato. Solo che lui non ha voluto ascoltarmi. Parli con Dio e poi aspetti. Lui le risponderà. Si riposi, signora Clarence. Signore, ascoltami. È da tanto tempo che non parlo con te. Ho cercato di fare del mio meglio in questa città. Per il bene di tutti. Ma non ci sono riuscita e oramai non so più che cosa fare. Queste creature innocenti hanno bisogno d'amore, di gioia e di serenità. Ti prego, Signore, aiutami a trovare il modo per poterli salvare. Signore,
La febbre è scesa durante la notte. Sta molto meglio. Deve stare a riposo il più possibile e continuare la terapia per almeno 2 settimane. Sì, senz'altro. Inizia a mangiare cibi solidi appena te la senti, va bene? La ringrazio, dottor Simpson. Ho visitato i malati in città. Non sono tutti migliorati, ma per fortuna penso che il peggio sia passato ormai. Bene, io continuo a preparare le bottiglie per i malati in città. Belinda. Sono scappate di nuovo? So che dovrei stare dentro ad aiutare, ma fa così caldo. Non è giusto che tu stia in casa tutto il giorno. Non ha mai funzionato bene da quando l'ha riparata il signor Buchanan. Forse è meglio che lei chieda al signor Owens di ripararla. Lillian, una donna sa aggiustare una pompa dell'acqua come un uomo. Certo, se ha gli arnesi giusti. Lei ce li ha? No. Bene, dico al signor Owens che si è rotta la pompa. Ma se a lei serve un po' d'acqua, c'è un pozzo dietro agli alberi. Glielo mostro. È dopo quell'albero. Grazie. Lillian mi ha detto della pompa. La riparo subito, ma stai lontana dall'acqua di questo pozzo. Sapevi che era ridotto così? In città non lo usa più nessuno, da quando c'è il sistema idrico nuovo. Non capisco, e allora perché è ancora aperto? Non lo so. Il sindaco l'aveva chiuso con delle assi. Qualcuno deve averle rotte per prendere l'acqua e poi le ha buttate nel pozzo. Ma non so quando. Grazie. Dove vai? A dire al sindaco Evans di prendere subito dei provvedimenti. Perché? Lei mi sta chiedendo di andare a dire ai miei concittadini che devono smettere di usare l'acqua. Sì, o di farla bollire prima di usarla, perché quel pozzo non è affatto sicuro. So perfettamente che il pozzo non è sicuro, ma per questo ci sono le pompe. Ma l'acqua che usate proviene dallo stesso posto. I pezzi marci di legno e di metallo sono dentro quel pozzo da molti mesi e hanno favorito la crescita dei batteri. I germi attraverso l'acqua hanno contaminato l'intero sistema idrico della città. E nelle fattorie non si è ammalato nessuno. Vede, loro non usano l'acqua di quel pozzo. L'infezione ha colpito l'orfanotrofio e la città. Ma quel pozzo è separato dalle pompe. Beh, non proprio. È la stessa falda d'acqua che alimenta la città e quel pozzo. Avete 3 pompe in città, distanti 1/4 miglio l'una dall'altra. Una volta contaminato il pozzo, i germi si sono propagati in poco tempo nella falda acquifera. Se la gente non smetterà di bere quell'acqua, continuerà ad ammalarsi, gliel'assicuro. Ma l'infezione è arrivata dall'orfanotrofio. No, dall'acqua che è sotto l'orfanotrofio. Come dice la signora Clarence, non ci siamo mai preoccupati di quel posto. Io non ne avevo idea e non capisco come sia potuto succedere. Beh, non importa come. Ora l'importante è sistemare le cose e fare in modo che non accada mai più. Starò qui fino a quando avrà bisogno di me e penserò a tutto io. Lei deve soltanto riposarsi. Sto pensando a Lillian. Si è affezionata a lei e temo che quando non verrà più qui ci rimarrà male. Le vuole così bene. Ma che dice? Questo è un orfanotrofio e quindi è normale che spesso verrò a visitare i bambini. Adesso si riposi. Oh.
Ricordarci. Aspettami, non correre così. Non ce la faccio. Io non sono mai stata capace a farle. Si rompevano sempre. Glielo insegno? Volentieri. Adesso tornerà ad occuparsi del resto della città. Lo dici come se io dovessi partire. Il mio studio è laggiù, in fondo alla strada. Lo so, ma noi siamo autorizzati a uscire solo quando la signora Clarence ci porta all'emporio a comprare dei dolci per il compleanno di uno di noi. Allora verrò io a trovarti. Sì. E chiederò un permesso perché tu venga da me. Sei il mio aiutante migliore. Non è obbligata a farlo per farmi sentire meglio. Lei non ha bisogno di una ragazzina fra i piedi. Lillian, tu non sei un problema. È quello che mi dicono tutti, ma non lo pensano. Non deve sentirsi in colpa per me. Davvero, io sto benissimo anche da sola. C'è un'altra soluzione. E qual è? Puoi venire ad abitare con me. Veramente? Non dico mai cose che non penso. Ma ricorda che se accetti dovrai andare a scuola. La cultura è molto importante per me. Studierò, glielo prometto. Non è una soluzione provvisoria. Vorrei che tu facessi parte della mia famiglia, se mi vuoi come madre. Ti voglio tanto bene, Belinda. E ti prometto che sarò una brava figlia per te. Ti voglio bene anch'io. Sai, quando mia madre mi portò a casa dopo avermi adottata, mi fece trovare una cameretta uguale a questa. Qui Lillian avrà il suo spazio. Una ragazza ne ha bisogno. Specialmente quando non ce l'ha mai avuto. Comunque ce ne andremo da qui quando potrò avere una casa un po' più grande. C'è la mia. Io ti amo, Belinda Simpson. E non importa quanto dovrò aspettare. Lì. So che hai tante ragioni per dire di no. Ma io voglio sposarti. Vorrei... Se tu direi di sì, giuro che sarò un ottimo padre per Lillian. E un buon marito per te. Lì. Sarò molto felice di sposarti. E anch'io ti amo. Vuoi tu, Lee Owens, prendere Belinda Simpson come tua legittima sposa per amarla, onorarla e starle accanto finché morte non vi separi? Lo voglio. E vuoi tu, Belinda Simpson, prendere Lee Owens come tuo legittimo sposo per amarlo, onorarlo e stargli accanto finché morte non vi separi? Lo voglio. Allora, per il potere che mi è stato concesso dallo Stato del Missouri, io vi dichiaro marito e moglie. Ora puoi baciare la sposa. Oh. Auguri, relazioni. Ti auguriamo tanta felicità. Sì, tanta felicità. Auguri. Papà. Finalmente. Oh. Attenta al cappello. Auguri! Viva gli sposi! Auguri! Congratulazioni! Ho ricevuto una lettera. E da chi? Da mia madre, cioè tua nonna. Quindi ho due nonne adesso? Certamente. Hai una famiglia numerosa.
Hai degli zii, dei cugini e dei nonni che sono davvero pazzi di te. E come fanno a essere tutti pazzi di me? Perché io sono... pazza di te. Puoi leggerla? Cara Belinda, ci sarebbe piaciuto assistere al tuo matrimonio con Lee e non vediamo l'ora che veniate a trovarci per dare il benvenuto al nostro nuovo figlio e alla nostra nipotina. So che ci saranno momenti difficili nella vostra vita, ma anche tante avventure meravigliose. Come è scritto nella Bibbia, c'è una stagione per ogni cosa e un tempo per tutto ciò che accade sotto questo cielo.